Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Diocleziano è tra noi, appaiono sempre meno e sempre più sfumate, infatti, le differenze sussistenti tra l'operato dell'imperatore romano 244-313 d.C., divenuto tristemente celebre per la ferocissima persecuzione scatenata contro i cristiani, e quel che accade ovunque oggi con tanto di carcere e sacrifici umani a qualsiasi latitudine e longitudine del mondo, anche nel civilissimo Occidente. Negli Stati Uniti, ad esempio, tre attivisti pro-life, Jonathan Darnold di Arlington, Virginia, John Marshall di Kingston, Massachusetts e John Bell di Montague, New Jersey, sono stati dichiarati colpevoli di aver violato il FACE, ovvero Freedom of Access to Clinic Entrances Act, la legge federale sulla libertà di accesso agli ingressi delle cliniche abortiste. Oggi rischiano una condanna a 11 anni di galera per avere il 22 ottobre del 2020 pregato e cantato inni all'esterno della Washington Surge Clinic della capitale americana e per essere successivamente entrati in modo non violento nella struttura per aborti tardivi, peraltro sospettata di averne praticati anche a nascita parziale o di avere consentito illegalmente la morte di bimbi sopravvissuti all'aborto. Nell'atto d'accusa si legge: lo scopo della cospirazione degli attivisti pro-life era creare un blocco per impedire alla clinica di fornire servizi di salute riproduttiva e ai pazienti di ottenerli. A condurre il processo sarà una donna, il giudice Colleen Collar Crotley, già sostenitrice di Hillary Clinton. Ha già vietato agli imputati di appellarsi al primo emendamento che tutela la libertà religiosa per spiegare le proprie azioni. Molte sono le voci pro-life levatesi negli Stati Uniti per chiedere l'abrogazione della legge FACE, considerata da più parti un vergognoso eccesso di potere e di autoritarismo da parte del Dipartimento di Giustizia di Biden. Le azioni non violente a favore della vita non dovrebbero essere considerate un crimine federale. È già stato fatto notare comunque come la stessa normativa, oltre ai centri abortisti, tuteli, almeno sulla carta, anche i centri di gravidanza pro-life, un centinaio dei quali è già stato oggetto di attacchi, totalmente sfuggiti e ignorati tuttavia dall'amministrazione Biden, che non ha assunto alcun provvedimento nei confronti dei loro autori. Contro la dottrina cattolica e contro la vita si è posta anche la sentenza con cui la Corte Suprema del Messico ha definito addirittura incostituzionale considerare l'aborto come un crimine e ha imposto conseguenti modifiche alle leggi vigenti, infischiandosi della separazione tra i poteri legislativo ed esecutivo, che spettano a Parlamento e Governo, e potere giudiziario, che spetta alla magistratura e che consiste nella mera applicazione delle normative vigenti, non in una loro reinterpretazione e tantomeno non in una loro modifica. Calpestare tale struttura istituzionale e addirittura inventarsi i principi assenti nella Costituzione significa voler intraprendere una pericolosissima deriva autoritaria e dittatoriale. La sentenza della massima corte messicana, analogamente a quanto già avvenuto in Colombia, si scaglia in particolare contro gli articoli 330, 331 e 332 del Codice Penale Federale, che stabiliscono pene per le donne che abortiscono, per chi faccia pressioni su di loro per indurle a tale gesto estremo, nonché per gli operatori sanitari che eseguono la procedura. D'ora in poi i suddetti articoli non avranno più effetto, mentre la decisione della magistratura varrà retroattivamente per quanti in passato siano stati perseguiti o condannati per questo reato. Ora spetterà al Congresso federale del Paese decidere se cambiare o meno la normativa. Ancora in Messico, Rodrigo Iván Cortés, politico ed ex deputato, è stato condannato dalla Camera Superiore del Tribunale Elettorale della Magistratura Federale per violenza politica di genere a causa di alcuni suoi post pubblicati su Twitter e Facebook. Ora è stato costretto a pagare una multa di 19.244 pesos, a postare sentenze e scuse sui social per un mese, a subire un autentico indottrinamento dovendo partecipare a un corso di ideologia gender, nonché a finire sulla lista nera dei cattivi, ovvero sul registro nazionale delle persone sanzionate per motivi di genere. La sua colpa? Avere definito un trans come un uomo che si definisce donna, il che potrebbe sembrare la palissiano per tutti, ma non per i giudici d'oltreoceano. Cortés, al canto suo, si è rammaricato della limitazione patita non solo da lui, bensì da tutti, e ha assicurato di voler continuare a battersi per il diritto di tutti ad esprimersi liberamente. Nell'immediato porterà il suo caso all'attenzione della Commissione Interamericana per i diritti umani. L'avvocato Cristina Ilcrem, che assiste Cortés, ha dichiarato: il
dissenso non è discriminazione e il dissenso pacifico non dovrebbe mai essere criminalizzato come violenza. È profondamente preoccupante che Cortés, che sta esercitando il suo diritto di condividere pacificamente le sue opinioni su di un dibattito importante e di attualità, sia stato condannato come autore di violenza politica quando in realtà sono proprio i suoi avversari a perpetuare i disordini all'interno delle istituzioni politiche messicane. Purtroppo il caso Cortés è tutt'altro che un incidente isolato, una frase che suona come un sinistro monito. In California, Janet Robertson, madre di 3 figli, è stata licenziata per essersi espressa contro un controverso piano di educazione sessuale, impregnato di ideologia gender LGBT, durante una riunione del Consiglio del Distretto Scolastico Unificato di Benicia, scatenando l'indignata reazione della sinistra locale, giunta persino ad attaccarla sulla stampa, definendola bigotta, razzista e transfobica, e specificando per quale azienda lavori, anzi, lavorasse, inducendo infatti la stessa ad assumere immediati provvedimenti. Ha spiegato sul proprio sito web la donna: presentare la degenerazione sessuale e la promiscuità come normali, naturali e salutari, in particolare per i bambini, rappresenta un obiettivo comunista per minare e sottomettere i valori americani. Licenziare per queste parole, in spregio di qualsivoglia libertà di espressione, corrisponde a una manifesta ed evidente forma persecutoria contemporanea. Un altro passo verso l'espulsione della dottrina cattolica dal contesto civile è stato compiuto sempre in California, dove una legge, la numero 957, approvata lo scorso 8 settembre, stabilisce che l'accettazione dello status di transgender o non binari costituisca addirittura un fattore chiave affinché una coppia possa ottenere dal tribunale l'affidamento e la custodia dei figli, e ciò, nell'antilingua ormai dominante, corrisponderebbe a una sorta di preoccupazione per la salute, la sicurezza e il benessere dei ragazzi. I genitori che non si allineino a tale direttiva potrebbero peraltro essere accusati di abuso di minore. Incredibile. Secondo la promotrice di tale legge, Lori Wilson, appartenente al Partito Democratico, l'affermazione del gender consentirebbe a un bambino, qualora lo desiderasse, di tingersi le unghie o di portare i capelli di qualsiasi lunghezza, da tener presente quanto i giudici siano già pesantemente condizionati dalle norme vigenti che proibiscono di considerare per l'affidamento il sesso, l'identità di genere, l'espressione di genere o l'orientamento sessuale di un genitore o tutore legale o familiare nel determinare il migliore interesse del minore in questione. I vescovi californiani ovviamente si sono opposti a questa nuova legge, che peggiora ulteriormente la situazione, poiché parifica il mancato consenso di un genitore amorevole e protettivo verso la transizione sociale o medica del ragazzo all'abuso, alla violenza e all'uso di sostanze stupefacenti per le dispute sulla custodia, criminalizzando papà e mamme davvero premurosi e attenti a una crescita equilibrata dei propri figli. Ora aspetterà il governatore dello Stato americano, il democratico Gavin Newsom, firmare o meno tale normativa entro il prossimo 14 ottobre, ma lo scenario non sembra profilare grandi colpi di scena. La deriva morale più totale, non solo verso la dottrina cattolica, ma soprattutto verso il più elementare buonsenso, l'ha impersonata anche il fatto che nel Tennessee un giudice abbia avuto l'impudenza di bloccare l'applicazione della legge SB3, che sarebbe già dovuta entrare in vigore peraltro lo scorso luglio, finalizzata a vietare spettacoli sessualmente espliciti in luoghi accessibili ai minori. In tale calderone finisce certo cabaret con ballerine topless, go-go dancer, ballerine esotiche, spogliarelliste o drag queen, vale a dire in linguaggio giuridico imitatori di modelli maschili o femminili che sollecitino un interesse pruriginoso. La normativa prevede sanzioni lievi per le infrazioni iniziali, ma in caso di recidiva sono previste pene fino a 6 anni di carcere. Cosa può aver indotto dunque un giudice ad opporvisi? Il pretesto è giunto da un concetto manifestamente distorto, quello di libertà di parola, ma è evidente come la menzogna stia strozzando il buonsenso. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.